un'attività molto importante e molto varia, con una pratica corale, uso artistico della voce, che ne fanno uno dei complessi più importanti e più interessanti della nostra Italia centrale. Il coro è diretto da Francesco Corrias, che è stato anche colui che l'ha pensata fin dall'inizio. Il coro Cantori di Vita, che nasce nel 2016 dalla volontà e il desiderio di alcuni animatori e amatori di musica di approfondire la conoscenza e le potenzialità delle proprie voci e del canto corale, ed è diretto da Gianna Chiori. Il coro Quod Libet di San Casciano Valdipesa a Firenze. Vi spiego brevemente, per chi non lo sapesse, questo Quod Libet da che cosa deriva. Quod Libet significa ciò che piace e indica una composizione che sovrappone diverse melodie preesistenti, tratte magari da repertori diversi, soprattutto popolari, ma anche sacri. Insomma, è una tecnica di composizione che fece parte della coralità del XIII e del XIV secolo fino al XVIII, e Bach ne fu uno degli interpreti principali con le sue variazioni molto belle. È diretto da Gianni Franceschi. Poi il coro Cocincanto, che avete ascoltato poco fa, con la direzione di Gianna Chiori, la Carolina Basagna in Centro Danza, ecco, questo si inserisce in questo percorso, quindi sarà un po' la novità di questa esecuzione della messa, ragazzi, perché ci saranno queste danze che noi vedremo qui questa sera, accompagneranno in pratica i vari brani che compongono i 5 movimenti della messa per ragazzi. È un progetto, quello del Centro Danza Carolina Basagna, nato nel 2014, che si avvale, oltre che della stessa direttrice, di Fabrizio Menti come direttore artistico e maestro insieme a lei, e hanno proprio con Fabrizio Menti creato questa coreografia che stasera avremo la possibilità di vedere. E poi l'Orchestra Giovanile di Arezzo, in collaborazione con il Zulia Chamber Orchestra, un progetto anche questo nato da poco, nel 2011, in occasione del concerto di inaugurazione della restaurata chiesa di San Benedetto, annessa alla Casa Pia di Arezzo, e che da allora ha compiuto passi da gigante, facendosi strada nel percorso musicale non soltanto regionale ma anche nazionale, ed è diretta da Roberto Pasquini. In particolare è significativo che tutti i suoi componenti sono giovani, che vanno dai 13 ai 26 anni, quindi si inserisce bene in questa serata dedicata soprattutto ai giovani. Poi avremo due grandi professionisti, il soprano Gaia Matteini e Andrea Sari Baritono. Sono due dei nostri professionisti della nostra terra, che si sono fatti grande strada nel mondo prima della coralità e poi anche della composizione liriche, perché entrambi sono esecutori apprezzatissimi non soltanto in Italia ma anche all'estero di opere, e per noi stasera è davvero un piacere averli insieme a noi in questa esecuzione particolare. La direzione sarà di Roberto Pasquini. Io mi lascio alla esecuzione di questi nostri amici. Vedete che complesso noi qui abbiamo, e la messa di Forte Cindere, la messa per i ragazzi di John Rutter, stasera sarà davvero il fiore all'occhiello della nostra grande serata dedicata ai giovani.
Oh.
ensemble, il coro Cantori di Vita, il coro Quod Libet, il coro Voce in Canto, Carolina Badagni Centro Danza, l'Orchestra Giovanile di Arezzo in collaborazione con Etruria Ciamba Orchestra, i nostri solisti, grandi Gaia Matteini e Andrea Sari. Lucia, che della musica davvero deve spendere molto, perché
crede in questi messaggi, crede nel futuro, crede nei giovani, crede nella solidarietà, crede nella pace, crede che siamo un popolo solo, perché, ha detto giustamente Gianna prima, si canta il coro, canta il coro, non canta una voce, e tutti insieme possiamo fare grandi cose. Quindi da questo Arezzo, da questa Pieve, da questa città, dal ricordo millenario del nostro grande Guido d'Arezzo, questo messaggio si perpetua sempre, perché è l'unico messaggio che ci mette tutti uniti e ci vede tutti pronti ad affrontare tutte le prove del futuro. È un messaggio, la musica lo diceva all'inizio, che non chiede niente in cambio, non chiede niente e dà tutto. E quindi grazie anche al dottor Puccini, grazie a tutti quelli che hanno collaborato a questa serata, grazie a questo, non so neanche come definirlo, perché questa è davvero la coralità intera che stasera si è presentata insieme a voi, insieme a Gianna, insieme ai nostri ragazzi, perché i giovani, è una frase fatta, sono il nostro futuro, ma direi che siamo tutti giovani quando c'è la musica di mezzo, è vero? Grazie.
serata è stata bella, direi più che bella, magica, perché è la magia che da qui si sprigiona da questa chiesa. Sì, certo, Don Alvaro va sempre ringraziato perché ci dà la possibilità di, uso un termine, sfruttare questo luogo che è così bello. Non è magico, perché quando si parla di sacro non si può parlare di magia, ma questa sacralità dove è nato tra l'altro il canto corale, perché il canto corale è sacro, è essenzialmente sacro. Poi ci sono tante altre espressioni della musica, ma ovviamente qui è nata la coralità nostra aretina. E quindi un grazie va a Don Alvaro, al signor Alvaro, anzi meglio, perché insomma diamo i titoli che spettano. Ecco, vieni Don Alvaro, vieni. Ciao, buona serata.